Allora, buonasera, parliamo di trasparenze. Le trasparenze sono delle immagini, come ad esempio questo, che possono essere rese sia in OpenSim che in Blender, però purtroppo ci sono due sistemi paralleli. Diciamo che il metodo che usa OpenSim è forse più semplice, mentre invece il modo che usa Blender o che usano anche i giochi è leggermente più complicato. Allora, OpenSim in realtà sfrutta il fatto di poter avere delle immagini come questa che sono inerentemente trasparenti, cioè nel senso che sono dei PNG che hanno, come vedete, questa caratteristica di avere delle zone con i quadratini. Vedete, questi quadratini sono un metodo grafico che usa OpenSim, ma anche gli editor grafici, per dire che questa è un'immagine che è trasparente. Allora, un'immagine del genere, se la voglio mettere su un oggetto, è sufficiente che me la trascini. Quindi, se io ho un cubo come esempio questo, vedete che ho semplicemente applicato questa immagine, la trascino sopra, e questa immagine praticamente, se è costruita con un PNG trasparente, vedete che mi appare trasparente. Se invece non aveva tipo un JPEG, quella caratteristica mi apparirà opaca, come in quel caso lì. E qua sopra abbiamo fatto una texture che è una texture anche questa trasparente. Quindi, primissima cosa, spieghiamo come ottenere queste immagini trasparenti, semi-trasparenti, partendo da un'immagine qualunque. Quindi, andiamo su internet e prendiamo un'immagine qualunque. Io prendo sempre, per esempio, una rosa. Rosa, prendiamo una rosa tipo questa, ce la scarichiamo, quindi Rosa Monica Bellucci in questo caso, facciamo un Save Image As, quindi ce la salviamo e abbiamo, vedete che è un JPEG, i JPEG non possono essere trasparenti, mentre invece i PNG sì, quindi noi facciamo Rosa non trasparente. E la carichiamo sotto download, cioè ci compare qua. Ora, questa rosa sappiamo dove l'abbiamo messa qua, rosa non trasparente. Quindi, quello che dobbiamo fare è di riuscire a trovare un programma grafico che ce la trasformi in trasparente. Uno dei programmi grafici online è lunapic.com. Lunapic.com, come vedete, c'è la possibilità di ci sono tanti di programmi online. Io ho fatto già altri video dove ho presentato altri siti, ma questo sembra che in questo momento sia abbastanza su nella ricerca di Google. Quindi fate l'upload di un'immagine e vedete abbiamo rosa non trasparente. Ora, a questo punto noi possiamo fare delle elaborazioni su questa immagine. E l'elaborazione che possiamo fare è, ad esempio, in Adjust qua. C'è la possibilità di mettere un alpha transparency. Facendo alpha transparency, vedete che cominciano a comparire, si vedono poco qua, ma se alziamo questo cursore, vediamo che compaiono, cioè che si vede che sta diventando trasparente. Facciamo apply, quindi la rosa a questo punto è diventata trasparente, e poi salviamo save image, control S. E la salviamo come PNG, quindi qua non GIF ma PNG, perché il PNG è quello che permette di veramente avere la trasparenza. Quindi, se noi andiamo in OpenSim, a questo punto facciamo costruisci carica immagine, andiamo qui, vedete che c'è un image edit, e caricando questa immagine vedete che abbiamo l'immagine che abbiamo appena costruito. Quindi, facendo con upload, l'immagine viene caricata qua e noi possiamo prendere questa immagine, magari cambiata di nome, quindi rosa trasparente, e la possiamo andare a depositare su una faccia, per esempio questa. Quindi adesso vedrete che questa rosa diventerà, non appena ce l'avrà caricata, dovrebbe vedersi. Cioè, ecco, vedete che si capisce già che è trasparente, ci impiega un po' di tempo a fare tutto il giro.
Chiudiamo un secondo queste altre cose. Comunque, avendo una pazienza opportuna, dopo un po' dovrebbe comparire. Su OpenSim l'upload di queste cose ci impiega il suo tempo. Ecco, vedete che è arrivata. Quindi in questo caso è parecchio trasparente, ma l'effetto è quello voluto. Analogo discorso l'ho fatto qua sopra. Ora c'è un altro tipo di trasparenza che a volte si vuole ottenere, ed è quello non di avere tutti i colori trasparenti, ma avere soltanto il background trasparente. Ecco, questa cosa la si può fare sempre con Luna Peak, ma quindi noi prendiamo la nostra rosa originale e qui vogliamo in qualche modo togliere il background. Allora, qui in questo caso è abbastanza complicato, ma c'è un'opzione che permette di farlo. Auto, no, non è autocrop, transparent background questo. Questo però funziona soltanto nel momento in cui c'è Magic Wand, Alpha, cioè, tutti gli strumenti che possiamo usare per aumentare la trasparenza sono. Qui dice scegliamo un colore da rendere trasparente, quindi noi scegliamo ad esempio il verde. Quindi, se qui in realtà lo sfondo fosse di un colore solo, bastava scegliere tipo il verde e lui praticamente rendeva trasparente quella area, cioè tutte quelle aree che hanno quel colore. In questo caso, purtroppo, i colori sono tanti, quindi non va bene, a meno di non fare aumentare questo threshold, che quindi dovrebbe aumentare i livelli di trasparenza, sì, quindi tollera dei verdi sempre più pronunciati, solo che poi vedete che ci toglie anche pezzi della rosa stessa. Quindi già così comunque ha già creato un pochino di trasparenza. Se no, altrimenti facciamo l'undo di questo effetto e poi abbiamo dunque, avevamo i sempre il transparent background che abbiamo appena visto, c'è la magic wand, che la magic wand praticamente dovrebbe consentire di cliccare e magari con shift, ecco, con shift no, si aggiungono dei pezzi, no, con control vediamo se lo fa, no neanche, niente. Quindi Magic Wand farebbe quello che volevamo, ma non su questa immagine. Facciamo Eraser, questo. Forse ci consente di. Sì, di cancellare a mano i pezzi che vogliamo rendere trasparenti. Questo qui è un modo, diciamo, abbastanza interessante per ottenere la trasparenza che ci interessa in casi molto complessi. Qui per farlo bene questo lavoro bisogna magari ridurre il pennello e lavorare in maniera certosina. Comunque, una volta che voi avete fatto rimosso i pezzi che volete che siano trasparenti, quindi in questo caso questi verdi, togliamo sto pezzo. Qui siamo di nuovo punto e capo con l'oggetto che è stato ritagliato. Qui si può fare in molti modi, comunque vedete che abbiamo ritagliato dei pezzi e poi via. Supponendo che questa fosse l'immagine che ci aspettavamo, facciamo un save image, facciamo save as JPEG, questa è un'immagine ritagliata e se la andiamo a prendere, quindi là. Ci spostiamo su un'altra faccia questa, facciamo il build upload image, abbiamo questo image edit che come che però non era quella, vediamo un po', l'abbiamo salvato 444 si chiamava, build upload image. Ah, dovrebbe essere questa FT. Ah, però è JPEG, l'abbiamo salvata, quindi dobbiamo ricordarci che
di salvarla PNG, image edit 4.9. A questo punto, essendo PMG, dovrebbe in teoria essere buona. Ah, forse ci siamo dimenticati di applicare. Torniamo indietro. Ah, non abbiamo fatto le apply changes. Quindi riproviamo un secondo a cancellare velocemente, giusto per vedere. Quindi vedete tutti i pericoli, insomma, di dimenticarsi dei pezzi. Comunque, supponiamo di rifare velocemente una cancellazione sommaria. Cioè, sbocconcelliamo di nuovo questa rosa, sbocconcelliamo anche di qua. Insomma, avete capito qual è il concetto. Facciamo apply changes. Ok, vedete che ce l'ha ritagliata, maluccio, ma ce l'ha fatta. E a questo punto possiamo fare save image PNG, va bene. Questo qui, l'ultimo, lo andiamo a prendere. E finalmente dovremmo avere la nostra immaginina, che come vedete è ritagliata. E questa immagine, quindi facciamo rosa ritagliata, facciamo l'upload e possiamo spostarla. E anche qua stessa pazienza di prima, per vedere quando appare. Apparirà, in realtà apparirà quando anche qua appare, quindi magari facciamo doppio clic sull'immagine, aspettiamo, ecco che diventi, e vedete che abbiamo questo secondo effetto di trasparenza in cui si vede l'immagine come se fosse sospesa nel vuoto. Quindi questa è una trasparenza di background, si chiama. Quindi vengono prese delle aree dell'immagine e ritagliate via. Ovviamente questo modo che vi ho fatto vedere adesso è brutto, nel senso che in pratica bisogna, per averlo al meglio, bisognerebbe avere una rosa su uno sfondo omogeneo, in modo tale da poter togliere solo quel colore. Altrimenti il secondo metodo che abbiamo visto funziona altrettanto bene, che è quello semplicemente di rendere tutta la rosa in generale trasparente, che è quello che ci interessa. Prossimo video vediamo invece come vedere la trasparenza con Blender. Qui avete capito che Blender non c'entra niente, nel senso che avete semplicemente messo un'immagine, e il fatto che questa immagine sia una PNG trasparente in OpenSim viene resa trasparente, punto e basta. Va bene.